Ciao fiorellini, ciao fiorelline. Ho trovato senza glutine. Oggi facciamo, anzi, oggi buona Pasqua perché è giorno di Pasqua e spero che oggi festeggiate e siete felici e tutto quanto con la vostra famiglia, quello che si può sempre fare perché è purtroppo solo quello che si può fare in questo periodo. Ok, io non ho fatto spacchettamenti di ovo per vedere cosa si può trovare dentro, ma lo facciamo oggi che è Pasqua. Io l'ho registrato un giorno prima di Pasqua, però perché oggi c'ho da fare perché devo cucinare. Questo di Pasqua. Il pranzo di Pasqua che lo faccio a casa da io, Guerrino e Rachele lo vedrete domani. E ok, adesso l'uovo di Pasqua. Non lo so come posso mettere la fotocamera per farvela vedere bene. Non lo so. Ok. Questo è della, non so, 1994 e molto carina, vedete c'è tutti i fumetti, ci stanno i fumetti sulla carta e di fuori è di Rachele questo, è pure senza glutine, l'ho trovato senza glutine e qua dice che Pauretti più un poller sorpresa all'interno. Ho preso perché c'è il pupazzetto di fuori e poi troveremo qualche cosa dentro. E tocca vedere cosa c'è dentro, non si sa. Non si sa. Ok, possiamo iniziare a levare la carta. Olè. Ok, la carta l'abbiamo levata. Questo pupazzetto, vediamo come si fa per levarlo. Vediamo senza farci male. Mamma mia. Ok. Questo l'abbiamo levato. L'abbiamo levato. Questo è molto carino, lo puoi attaccare così. Si può attaccare così perché ci sta il laccetto qua e poi c'è il laccetto qua. Lo puoi il pinguino ni 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 la 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 la. Sono arrivata a 76 kg, 75-76 kg. Ecco, sono arrivata così. E questo qua sono i pantaloni dell'anno scorso, Mario lo suo. Facciamo fantozzi, poi li sono un po' larghetti qua e la pancia questa qua. Ecco. Per me sono sempre grassa, però purtroppo la pancia ce l'ho ancora. E non lo so, pure le braccia, vedete, così si sono consumate perché prima c'avevo la piegatura qua. Però ci vuole tempo ancora, purtroppo. Ok, allora abbiamo provato questo pupazzetto qua, vi stavo dicendo, che è pinguino, molto carino, eh? Sono andata a, oggi è il giorno prima di Natale, sono andata, perché io gliel'ho fatta già a mia nipote, e a Rachele, mi sembra l'uovo, non me lo ricordo. E
devo fare un video così. Allora gli ho detto: Rachele, che dopo se tu prendi lei. Ho trovato questo qui molto carino, c'è pupazzo di fuori e regalo dentro. Vediamo, spingiamo perché mi sono scordata a spengere il telefono. No, spingere, abbassarlo. Che la sera lo tengo bassissimo, lo tengo levo proprio la suoneria perché sennò mi suona tutta la notte. Insomma, questo qua. Mister Polaretto. Ah, dei polaretti, quello lì di ghiaccioli, carino. Ciao, vedi, da cosetto carino. Vabbè, comunque. Ah, c'è pure uno scotch qua. Vediamo cosa c'è dentro. Vabbè, si è strappata. Se qui c'è lo scotch. Voilà. Faccio casino. Mamma mia. Questa è carina perché ci stanno pure le... Che racconti, il mio giornalista, eccolo nuovo, se lo so mi dà, se lo so mi dà, oh, si è rotto, allora assaggiamo, senza glutine, assaggiamo, non so, è già rotto. Adesso tiriamo giù un attimo la fotocamera a direzione dell'uovo. Stavo dicendo, è carina perché ci stanno tutte le cose. Adesso vi faccio vedere bene questo qua. Carino. Buono l'uovo questo, già glutine. Allora, mettiamo il bicchiere. Lo apro pure bene, guarda, guarda, guarda. Sano. Vediamo cosa ci troviamo qua dentro. Prendiamo il coltello. Fuori abbiamo... Oh! Di fuori abbiamo trovato questo qua e dentro vediamo cosa si può trovare con la sorpresina. Vediamo cosa c'è. Ma che quante carte l'hanno messo? Ah, 3000 carte. Wow. Ma che è? Palloncino. Vediamo cosa è, lo abbiamo. La magica palla da spiaggia. Ah, è una palla per la spiaggia. Ma cosa se ci andiamo? Boh. Poi mi tocca vedere quest'anno se c'è seconda. A me piacerebbe mettere la piscina veramente qua. Perché almeno ci facciamo... Fai pure le cose, fai di qua, mia figlia, i generi. Olla, vediamo. Penso che sono le palle, quelle... Vediamo. Fiato zero. Se gonfia, volevo gonfiarla, volevo farvela vedere. Ah, carina però. Ah, una palla rotonda, sì, la piano. Ecco, vediamo un po'. Aspettate, vediamo se la regola riesce. Ecco, dopo un po' ci ha fatta Rachele. Ha dovuto bucare qua il coso perché non si gonfiava.
Giochiamo. Wow, 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 me la tiro, wow, carino però, fatto così, 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 e per la spiaggia, wow, quanto dura non si sa, però carino sì. Comunque abbiamo trovato di fuori questo qua e dentro la palla dentro, questa palla e questa qua di fuori. Ok, questo era l'uovo che io l'ho comprato a Rachele, però l'ho aperto io per fare il video. Ok, questo è senza glutine, questo uovo è senza glutine, è buono infatti, posso mangiarlo pure io. Ok, a mia nipote non lo faccio vedere perché questo esce oggi che è Pasqua, io domani vado a portarglielo pure a lei, secondo uovo perché già gliel'ho comprato, e lunedì gli porto il secondo uovo che gli porto. Il padre gliel'ha comprato tantissimo uova e poi Rachele gliel'ha comprato e io glielo riporto proprio quello che gli piace a lei, Pink. Tanto lei è piccolina, no, non è che guarda video, non penso, domani poi è Pasqua, non penso che guarda video quasi nessuno, che oggi è Pasqua, non so chi li guarda. E lunedì uguale, però io li faccio uscire ugualmente e spero che mi riguarderà qualcuno, perché vi do tanti tanti auguri e spero che siete contenti che oggi abbiamo spacchettato l'uovo, abbiamo trovato queste cose qua, che oggi è Pasqua, buona Pasqua, e domani non ve lo scordate che ci sarà il mio pranzo di Pasqua e farò vedere il pranzo, l'antipasto e quello che mangiamo per primo e poi se mangiamo per secondo, perché di solito noi quando mangiamo da soli non ci mangiamo mai, mangiamo solo l'antipasto primo. E vabbè, poi io devo stare attento perché già mi sento grassa così, figurate se mangio, mi sono dimagrita, però io mi sento sempre grassa, non lo so, vi ho fatto vedere come sono e adesso vi posso lasciare perché finisco pure questo video e tanti tanti auguri di buona Pasqua e spero che siete tanto felici e domani ci vediamo con il pranzo di Pasqua e però lo metto lunedì, il giorno dopo di Pasqua, perché non riesco a metterlo lo stesso giorno, è difficile, e perciò lo metterò domani, questo uscirà questa sera, e è uscito questa sera, perché voi l'avete visto alle 6 di sera, spero che oggi sarà una bella giornata, e avete mangiato, vi siete divertiti, vi sono piaciuti gli uovi, se vi hanno portato l'uovo di Pasqua e tutte queste cose qua. Questo mese io faccio l'anni e adesso vi posso lasciare, buona Pasqua, ci vediamo domani col pranzo di Pasqua, non ve lo scordate, ciao.